Questa lampada nasce da una richiesta specifica del signor Moretti, se potesse adattare ad ambienti classici e moderni. La fortuna dei prodotti che stiamo facendo è anche per il mix, per il melting pot di età. Il fiore all'occhiello di questo inizio di collaborazione è la lampada a tre pai. Abbiamo pensato alla punteggiatura che la laguna che in laguna c'è, cioè le bricole. Le bricole sono fatte di tre pali. Non solo, ma ci sono anche le bricole che hanno in testa un lampione. Ecco che allora la bricola, il supporto, il treppiedi e il lampione, la luce che segna il percorso navigabile ci ha portato appunto a pensare a questa lampada. Quando ti trovi a disegnare con aziende con un know-how sulla materia così importante, anche tu progettista non puoi presentare l'ennesima lampada, l'ennesimo punto luce piantana da terra. Devi ovviamente trovare un plus. Per esempio appunto un innesto a coda di rondine, che può essere una filitura che dà valore alla lavorazione e all'oggetto in maniera finale, o alla semplicità, per esempio, che può avere un vetro soffiato tipo questo, che è veramente elementare e semplice, però assolve alla sua funzione in maniera completa. Al vetro abbiamo dato una forma estremamente semplice, pulita, rigorosa, ed è quello che quindi permette di inserire questa lampada in una casa arredata con mobili antichi o in una casa moderna dove sicuramente prevale il rigore, il bianco. Il nome che gli abbiamo dato alla lampada voleva essere un gioco, un qualcosa di scherzoso tra la locazione veneta nostra e dell'azienda e qualcosa che poteva essere più di poesia, un tre pai, questo nome molto simpatico ma capibile da tutti. I tecnicismi sono presenti e da buoni tecnici ovviamente bisogna cercare di nasconderli. La richiudibilità e la riduzione del volume è una cosa importantissima. A noi piace, a me soprattutto, che ci sia sempre un po' di gioco, un po' di sorpresa, un po' di meccanico nell'oggetto che si va a disegnare. Quindi il fatto di avere un treppiede classico che si possa richiudere, no, su se stessa, è una sorpresa, è un qualcosa che uno scopre avendola e toccandola.